pronunciarti. Ah. Scusa, ma giusto per fare conversazione, disse Spigolo una mattina, dov'è che stiamo andando? Non lo so, rispose Penna Morsicata, che da ora era ripiombato in uno dei suoi soliti silenzi. Grande, è il mio posto preferito! Spigolo sembrava davvero entusiasta. Ci sono sempre un sacco di avventure lungo la strada per non lo so. Ma così, tanto per sapere, disse Spigolo dopo un altro po', quando arriveremo dove non sappiamo ancora di dover arrivare, hai deciso che cosa faremo? Non lo so, brontolò Penna Morsicata. Accidenti, bisogna sempre improvvisare per fare un non lo so proprio come piace a me, esclamò Spigolo. Vengono sempre un sacco di idee magnifiche quando ci si mette lì a pensare a come fare un non lo so. Gli abitanti del mare dovrebbero dedicare molto più tempo a fare dei non lo so. Quel pesce a forma di valigia era davvero un bel tipo. Penna Morsicata si riscosse dalla sua apatia per dedicargli un velocissimo schiocco di lingua, che in delfinese equivaleva più o meno a un'alzata di sopracciglio. Spigolo gli nuotava intorno tutto soddisfatto. Fare un non lo so, ripeteva felice. Tu sì che sai come si incuriosisce un pesce. Ma sempre per fare conversazione, disse Spigolo. Quando arriveremo dove ancora non sappiamo di dover arrivare e faremo tutto quello che ancora non sappiamo di dover fare, tu chi speri di incontrare? Penna Morsicata lo guardò di traverso. Non dirmelo, disse Spigolo. Non lo so. Aveva sul muso la più spudorata espressione di finto stupore che Penna Morsicata avesse mai visto. Si lasciò scappare una smorfia. Solo quel pesce gli mancava. Ah, che bello, io adoro incontrare non lo so. È sempre una sorpresa e non assomiglia mai al non lo so della volta prima.